Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Lorenzo Benucci. Il tuo gol ha deciso San Sebastiano Pedona. Ti chiedo che partita è stata e quanto è stato difficile affrontare una squadra ostica e molto fisica soprattutto. Infatti è stata una partita molto dura, fisica, quasi sempre gioco fermo, tanti falli, ripartenze, sempre palle lunghe, cioè si è giocato poco. Anche noi che siamo una squadra che ci piace giocare abbastanza calcio, si può dire. Oggi abbiamo giocato un po' meno, quando abbiamo provato a giocare, infatti abbiamo trovato delle tracce di gioco importanti, però l'abbiamo fatto poco. Siamo riusciti a portarla a casa con un episodio, una palla inattiva, sono stato più sveglio degli altri e l'ho buttata dentro e è andata bene così. Era una partita che appunto sì, si poteva intuire che si sarebbe risolta con una palla da fermo, come è successo, e siamo stati bravi a sfruttare l'occasione e siamo contenti. Forse come mai nelle ultime stagioni è un campionato molto equilibrato, ci sono tantissime squadre in pochi punti. Ti chiedo come sta andando questa stagione, questa prima parte di campionato per dalle prime partite che abbiamo fatto, che abbiamo giocato, appunto si vede che è un campionato molto equilibrato, cioè ci sono secondo me 7-8 squadre attrezzate con giocatori importanti per provare a puntare in alto. E si sta vedendo perché ogni partita è proprio difficile, contro chi giochi, su che campo giochi, qualsiasi campo giochi, è sempre una guerra, e contro che giochi, contro l'ultima in questo momento, contro la prima, te la giochi con tutti, puoi vincere con tutti, puoi perdere con tutti. Una dedica particolare al gol di oggi? Ai miei genitori, perché soprattutto mio padre che mi segue sempre, anche da quando ai tempi che facevo il professionista, dove giocavo, mi ha sempre seguito. È proprio una passione che ha lui il calcio, e lo dedico a lui perché è sempre dietro di me, nell'ombra è sempre dietro di me. Grazie mille. Grazie a te.